Allora, questo si vedrà strada facendo. Diciamo che adesso abbiamo iniziato il campionato con una vittoria e una sconfitta, quindi appena siamo proprio all'inizio e un po' ho dato un'occhiata anche alle altre squadre, come è giusto che sia, e ho visto che più o meno tante di quelle che dovrebbero ambire un po' ai piani alti stanno faticando o hanno faticato le prime 2 giornate, quindi come si diceva poco fa, anche il nostro girone probabilmente sarà molto combattuto e si deciderà su forse le ultime giornate. Ecco, io penso che ci sono tante squadre attrezzate, tra cui sicuramente il San Giustino, per ambire a far bene, però sappiamo che comunque dovremmo anche noi lottarcela punto a punto con tante squadre, come è successo domenica, perché è stata una partita lottata veramente punto a punto e decisa a 3 set su 4, se non sbaglio, vantaggi, per cui Allora, non siamo più in par condicio, però avete deciso di perdere 3-1 anche voi, come abbiamo che ragazzo del deciso. triste. Cioè, se si perde per bene tutti uguali, non è che io perdo 3-0, tu perdi 3-2, se no anche noi facciamo una confusione. Mi aspettavo più gente, te lo dico sinceramente. Allora, io quello che spero innanzitutto è che si possa fare una stagione regolare dall'inizio alla fine E non è vero. con il pubblico. Quella è la speranza, penso, di tutti. E poi è normale, adesso ci sono ancora, cioè, penso, un po' di tensione, ancora, diciamo che, no, dal punto di Ci vista sono delle sanitario. questioni da aggiustare, c'è ancora tanta Sì, paura, eh. esatto.